Hunter non tornò. Non sarebbe stato facile trovare una scusa per lasciare la stazione e andare fino a Polis, ma avevo dato la mia parola. Venni a sapere che la carovana sarebbe partita alla volta di riga l'indomani e che aveva bisogno di guardie. Mi offrii volontario. Не стучите колеса, кондуктор нас ми на тормоз. Era ora! Te la sei presa comoda come al solito. Prendi la tua roba e vai al binario. Gli altri ci stanno aspettando. Ci vediamo lì e cerca di non scordarti nulla, Artyom. От сто с перевертоце, бабушка здорова. От сто с перевертоце, куча ест компот. Mi dispiace, Artyom. Questa parte della stazione... Che bella musica! Dove hai trovato quel disco? Dono di un ranger in cambio di una tonnellata di munizioni. Sei sicuro di non esserti pentito dello scambio? Sono stufa marcia di queste stronzate! Artyom. Perché devo continuare a sopportarti? Disegna qualcos'altro adesso. Che ne dici di... una casa? Ci sono. Disegna la casa dove vorresti vivere con la tua mamma e il tuo papà. Così quel tizio alto mi si avvicina e fa: piccola, se mia moglie cucinasse come te, sarei l'uomo più felice del mondo. Non mi interessano i tuoi incubi. Ci vorranno almeno 50 anni prima di cucinare. E lui, a dire il vero, non sono sposato. Che tesoro. Siamo tanti, ragazza. Non c'è altro che sporco. Sporco dappertutto. La gente è sporca, sai? Dovunque mi giri, non vedi altro che bugiardi, ipocriti e traditori. Io sarei sporco, eh? Senti chi parla. Te ne vai in giro con i piedi sporchi e lasci impronte dappertutto, senza fregare. In base a questo accordo, Pete, le nostre rispettive stazioni collaboreranno per tutto ciò che concerne i commerci, le comunicazioni e le risorse. Ma la cosa più importante è che d'ora in avanti le gallerie settentrionali saranno pattugliate da unità militari congiunte, il che costituirà un... Guarda. Quindi questo sì che è un... Le buone armi fanno i buoni... Un nemico visto è un nemico ucciso. L'arma migliore del cittadino te la consiglio. È 5 volte meglio del tuo giocattolo. Bell'arma. Comprala e non te ne pentirai. Ok. L'arma migliore del mondo te la consiglio. Come vuoi. Sei di nuovo ubriaco. Scambio di proiettili. Non troverete tariffe migliori in tutta la metropolitana. Vedi come se dovessi morire domani. Ed è proprio quello che succederà se non riporti subito le chiaffe a casa. Ma solo se prometti di comportarti. Levati dallo scalo. Fai il bravo e obbedisci. Andiamo, ubriacone. Muoviti. Ottimo affare! Filetto di maiale, filetto fresco! Se vuoi rivolgerti a qualcun altro, fai pure. Non mi sorprende affatto. Non sei mica sposato. La settimana scorsa... Servono munizioni. Chiedete a me. Solo merce fresca.
Prego. Sconti per grandi quantità. Dov'è il tuo equipaggiamento, Artyom? Va all'armeria e prendi quello che ti serve. Te lo restituisco domani, ok? Ciao, Artyom. Che ne pensi, mezzo uomo? A me sembra un incapace. Salve, Artyom. Hai bisogno di armi? Ok, diamo un'occhiata. Mitragliatrice calibro 5.45, prodotta nell'armeria. È poco precisa e quando si surriscalda brucia come l'inferno. Per questo la chiamano bastarda. Spara raffiche brevi, Artyom. Prendi anche delle munizioni. Ecco un caricatore universale per la batteria. E infine una maschera antigas. Indossala se attraversi delle zone radioattive o se dovessi salire in superficie. Kit di pronto soccorso dell'esercito, se serve. Ok, hai tutto quello che ti serve, amico mio. Prova l'arma nel mio poligono di tiro, se ti va. Ehi, cerca di non esporti troppo. Unirti alla caravana, Artyom? Vedo bene. Buona fortuna, allora. Pensi che un giorno riusciremo a tornare in superficie? Non sono mai stato a Mosca. L'ho vista solo in qualche vecchia foto. Mosca è sparita. Presto faremo la stessa cosa. Dove diavolo vai? Tieni fermo quel dannato maiale. Ciao, Artyom. Come stai? Ciao, Artyom. Ciao, Artyom. La schiena! La schiena! Ancora una! Vai a unirti alla carovana. Che ne dici di darci una mano? Artyom! Qui, Artyom! Fa presto! Salve! Allora sei pronto a partire? Sei pronto? Andiamo allora. Mettiti lì, Artyom, e tu siediti qui, Ergis. Dimenticato nulla? Hai preso l'equipaggiamento? Allora andiamo. Ehi, ragazzi, siete diretti a riga? Sì. Me lo date un passaggio? Certo, ma in cambio dovrei aiutarci a tirare la leva. Non c'è problema. Andiamo allora. D'accordo, allora. Buona fortuna a quelli che restano a casa e anche a noi. Che Dio se la mandi buona. Allora, sei pronto a cambiare aria finalmente? Artyom, finalmente libero! Beh, almeno finché dura il viaggio. Sarà divertente e sarà pure pericoloso. Meglio ancora, giusto?